pallone va all'attacco e riesce a sopravanzare Danilo Albanese, ma attenzione perché adesso nel suo mirino c'è Robert Schwartzman. Hanno fatto un po' il gioco di Schwartzman, Tellone e Albanese, perché con questa lotta che hanno avuto nella parte conclusiva della pista hanno concesso a Schwartzman quasi 5 metri di vantaggio, e su questa pista ora riprendere la scia di Schwartzman non sarà facile. Su questo lungo rettilineo Albanese e Tellone non si devono più dare fastidio per fare in modo che il russo non scappi, e anche abbiamo visto molto bene il Dionysis con il numero 13 che sta attaccato al trenino, perché anche lui ha capito che devono cercare di evitare la fuga di Schwartzman. Albanese va a riprendersi la posizione nei confronti di Pasquale Tellone, quindi seconda piazza per lui in questo momento, e nel mirino c'è appunto Robert Schwartzman, che abbiamo visto protagonista sul tracciato di Muro Leccese, dove ha messo a segno una doppietta sia nella prefinale che nella finale, che adesso ha un vantaggio che si sta riducendo nei confronti del gruppo degli inseguitori, un trenino di quattro piloti capitanato da Danilo Albanese, che è anche il capo della classifica, con 30 punti di vantaggio su Lorenzo Travisanutto, mentre Schwartzman occupa la quinta posizione in classifica generale dopo essere stato comprimario nella prova di Castelletto, dove ha chiuso sempre nelle retrovie. Ha cominciato invece a mettersi in luce nella prova di Triscina con un ottavo e un sesto posto nella prefinale e nella finale, poi appunto alla doppietta Muro Leccese. Andiamo a vedere intanto nuovo riscontro cronometrico quando mancano 10 giri alla conclusione, con Schwartzman che porta il suo vantaggio a 7 decimi nei confronti di Albanese e a un secondo nei confronti di Pasquale Tellone. Insegue Dionysus Marcu, poi Lorenzo Scatà, Vincenzo Paparo, Andrea Spagna, Nikita Sitnikov, Leonardo Lorandi, Lorenzo Travisanutto in decima posizione. E qui la situazione classifica, poi bisogna andare a fare un po' di conti perché soltanto decimo Travisanutto, quindi sì, diciamo che questa gara sta giocando a favore di Schwartzman e Albanese, che sono nelle condizioni di allungare un po' in chiave campionato. Per quanto riguarda la gara, Albanese nell'ultimo giro ha fatto il giro più veloce, ha girato in 1:18.084, per cui più forte di Schwartzman, sta cercando di recuperare il margine che il pilota russo è riuscito ad accumulare nel giro precedente. I piloti che possono arrivare a giocarsi la gara sono appunto Albanese, lo stesso Tellone e Dionysus, che stanno cercando di recuperare su Schwartzman, mentre come detto Lorandi, Travisanutto e anche Sitnikov sono nel secondo gruppo, sempre nei top 10, però diciamo che per loro il podio è un po' difficile da raggiungere in questa occasione. Si conclude un'altra tornata, il vantaggio di Schwartzman si porta quasi a 8 decimi e tra l'altro mette a segno proprio il giro più veloce, mentre fino a questo momento il giro più veloce era di Albanese, ma attenzione anche a Remigio Garofano, perché 1:18.040 è suo il giro veloce in questa tornata. È durato pochissimo il primato di Schwartzman, finché appunto Garofano non è passato sul traguardo immediatamente alle sue spalle. C'è ancora bagarra intanto con Dionysus Marcu, che approfitta e si porta in seconda posizione. Bellissimo questo scontro qui, compare una scritta intanto ultimo giro, perché questa gara, ricordiamo, dura soltanto 7 tornate, quindi siamo nelle ultimissime fasi con Danilo Albanese, grazie alla grafica, in sua impressione che è sempre precisa e puntuale. Sì, la minicart fa ovviamente meno giri perché la pista è molto lunga e questi piloti ormai hanno capito che Schwartzman ha la vittoria in tasca e loro si devono giocare il secondo e terzo posto. Lo stanno facendo in un modo spettacolare. Arrivo veramente in volata. Sembra Dionysus che ha preso qualche metro di vantaggio, ora vedremo proprio insomma nella parte conclusiva. I giochi sembrano fatti, Schwartzman vince con un buon margine, quasi un secondo di margine. E la seconda posizione va alla fine a Danilo Albanese, che riesce a sorprendere Lorenzo Scatà. Quindi Pasquale Tellone si deve accontentare addirittura della quinta piazza alle spalle di Dionysus Marcu, dopo essere stato comunque un ottimo protagonista. Il sesto posto per Vincenzo Paparo, anche lui pilota locale. Nikita Sitnikov chiude al settimo posto, limita diciamo i danni in chiave campionato. Spagna in ottava posizione, Leonardo Lorandi in nona posizione, ricordiamo sono due i fratelli Lorandi in gara, Leonardo e Alessio. Bene, Alessio un po' più indietro. Sofia Flörsch, che chiude in decima posizione, 9,5 secondi. Sì, Sofia è alla sua quinta gara in assoluto nella 60 minicart, per cui poca esperienza ancora per lei, quindi una posizione
di rilievo, sicuramente una prestazione di altissimo livello la sua oggi. Allora, Robert Schwarzman va a vincere quindi la sua seconda gara consecutiva, grandissima performance per il pilota di nazionalità russa, che però parla molto bene l'italiano, molto bene, insomma, ricordiamo che è un bambino, quindi già il fatto di... Proprio a sottolineare quanto i piloti stranieri vedano l'Italia come possibilità di formarsi a livello kartistico. Schwarzman, l'abbiamo già detto in telecronaca altre volte, vive in Italia, in Friuli, per cui qualche parola di italiano la conosce. E infatti la volta scorsa sul podio del tracciato di Muro Lecese lo abbiamo potuto intervistare in italiano, perché davvero è giusto, preferiamo non cimentarci per evitare brutte figure. Allora, vediamo intanto il pubblico che si è fermato sulle tribune. Anche per loro la procedura della pesa. Il primo arrivato è appunto Danilo Albanese, che è arrivato secondo. Ricordiamo anche per Albanese c'è stato un cambio di casacca, correva con la squadra RK ed è passato al team Top Kart da questa gara. C'è anche qui un po' di mercato piloti a questo livello in questa fase della stagione che va verso la conclusione. Vediamo intanto, da queste immagini possiamo renderci conto di quanto siano davvero giovani i protagonisti della classe 60 mini, che però già si comportano da autentici piloti, sia sì, in pista che fuori. Come abbiamo detto prima, il go-kart che utilizzano è un go-kart tecnicamente molto evoluto, hanno diverse tipologie di regolazioni da fare sia sul telaio sia sul motore, quindi devono avere delle cognizioni di meccanica e tecnica abbastanza avanzate e soprattutto gli è richiesto tantissimo impegno. Vediamo intanto la classifica con Schwarzman davanti a Danilo Albanese, Lorenzo Scatà, Marco Dionisius, Pasquale Tellone, Vincenzo Paparo o Paparo, Nikita Sitnikov, Andrea Spagna e Leonardo Lorandi. E poi ancora Sofia Flörsch, decima davanti ad Angelo Giannone, Pietro Mazzola, Vincenzo Di Pietro, Lorenzo Travisanutto, Pietro Floresco, Remigio Garofano, Luigi Angelillo, Michelangelo Nifosi in 18ª posizione. Peccato per Travisanutto, che occupava la seconda posizione in classifica di campionato, quindi ora bisognerà andare a fare qualche conto in vista del prossimo round, che ricordiamo si terrà sul cartodromo di Viterbo. Sarà naturalmente seguito rigorosamente in diretta da Nuvolari, così come l'ultimo appuntamento che si disputerà invece a Pomposa. Intanto andiamo a rivedere le immagini più belle, i momenti più spettacolari, anche se è davvero difficile sceglierli perché tutta la gara è stata molto molto intensa. Sì, abbiamo avuto un piccolo brivido alla partenza con l'incidente tra Lorenzo Tano e Dionetti, fortunatamente abbiamo detto senza conseguenze per entrambi i bambini, perché li chiamiamo piloti ma poi sono bambini. Qui la gara con Schwarzman che ne ha approfittato della lotta che si è creata alle sue spalle tra Albanese, Dionisius e anche poi Tellone, e nella prima parte di gara lo vediamo inquadrato anche Scatà, ne ha approfittato per guadagnare quei metri che poi con una gara così breve, perché ricordiamo che la 60 mini kart qui chiude la gara a 80 di media con velocità di punta di circa 115 km orari, quindi una gara molto veloce, come un po' una gara di Indianapolis, hanno poi lasciato troppo margine a Schwarzman nei primi due giri, per cui si sono dovuti accontentare per la lotta nell'ultimo giro per il secondo e terzo posto, poi come abbiamo visto è andata ad Albanese che ha preceduto Lorenzo Scatà. Bella gara, molto combattuta, come del resto anche le precedenti tre che si sono vissute a Castelletto di Branduzzo, a Triscina e a Muro Lecese, con i giovanissimi della classe 60 mini davvero scatenati. Questa è la seconda vittoria consecutiva per il pilota di nazionalità russa.